In realtà l'intervento, il racconto che vorrei fare parte da un aneddoto che ho letto recentemente a proposito del nuovo presidente della Repubblica Francese, François Hollande, perché pare che quando aveva sui 19-20 anni fu fermato in un luogo pubblico da un impiegato e siccome non portava la cravatta, questo gli disse: lei non può entrare così, oppure lei che cosa ci sta a fare qua? E lui gli rispose: adesso sui, ma guardi che un giorno io sarò presidente della Repubblica. Oh, aveva azzeccato. Allora c'è della gente che si immagina già a 20 anni cosa farà quando sarà grande. Io, a parte con la gente normale, non mi sarei mai immaginato quando avevo 20 anni che mi sarei trovato a 62 seduto qua a parlare del progetto pubblicitario della Campari a Sesto San Giovanni. La mia vita è andata oltre ogni mia aspettativa, non ero preparato. Quindi François Hollande è una cosa, io sono un'altra. Ebbene, Davide Campari è più vicino a François Hollande che al Daverio, perché Davide Campari, quando cominciò a fare i suoi primi distillati sperimentali, quando la ditta nacque, che non c'era ancora l'Italia, ma c'era già Milano che era diventata filo italiano, cioè l'azienda è nata nel periodo che sta fra la fine della battaglia di Solferino e la dichiarazione dell'Unità d'Italia, quindi un momento fulcro della mutazione del paese, e lui ebbe già l'intuito che il paese sarebbe diventato industriale e che un giorno ci sarebbe stata una bibita industriale. Quindi la cosa interessante in lui è la determinazione, cioè è il sapere sin dall'inizio o l'intuire sin dall'inizio ciò che è un percorso creativo. Perché vi racconto questa storia? Perché il caso Campari ne ho appena parlato in una mia lezione che ho finito 2 ore fa al Politecnico, e l'ho preso il caso Campari come un caso abbastanza raro di ciò che è il design. Che cos'è il design rispetto allo stilismo, per esempio? Lo stilismo è prendere un prodotto e dargli forma, cosa che sanno fare quelli bravi, ma se questo prodotto prende forma, la forma che prende ovviamente è quella della sua epoca, e fa molta fatica ad andare oltre la sua epoca. Vi do un esempio. Voi avrete in mente più o meno tutti una famosissima poltrona che si chiama Barcellona, che è una poltrona fatta con uno schienale quasi dritto, una seduta quasi dritta, e sotto c'ha un doppio ferro flesso a X che sta sotto. Questa poltrona è per tutti noi una icona naturale della modernità, cioè nessuno di noi gli dà più un'età. È del 1929, quindi ha più di 80 anni, ma oggi non leggermente, immaginiamo benissimo con una modella contemporanea che fa una fotografia di moda seduta su quella poltrona. Eppure se vedessimo quella poltrona nell'epoca in cui apparve, nel 1929, con un'altra modella sopra, cosa ci verrebbe immediatamente come messaggio? Che la modella di allora è diventata antiquata, che quei vestiti lì, se li vedessimo addosso a chiunque, li identificheremmo immediatamente come un'estetica obsoleta, mentre la poltrona non è diventata obsoleta. Questo stesso rapporto lo trovate quando vedete un disegno di pubblicità con una bottiglietta di Campari soda, e vedete che la bottiglietta è arrivata fino all'epoca nostra, il signore in doppio petto no, la signora che lo tiene in mano neppure. Quindi una parte è rimasta ancorata alla storia e l'altra è riuscita a uscire dalla storia. Questa è la differenza tra stilismo e design. L'oggetto è ancorato, è di tipo stilistico, è legato alla moda e ai modi. L'oggetto che esce dall'epoca è rimasto stabile. Allora si tratta di capire che cosa succede per far sì che un oggetto non sia di moda, ma sia stabile, sia di design. Qual è l'elemento che sta dietro? Ti aiuta la storia della poltrona a questo punto. Quella poltrona eletta a Barcellona fu progettata da uno dei più grandi architetti del XX secolo, che è Mies van der Rohe. Mies van der Rohe la progettò per il padiglione all'Expo Universale di Barcellona nel 1929, per questo si chiama Barcellona. Quel padiglione che cos'era? Era il sogno di una modernità possibile da parte della Germania nella sua fase di modernità. E lo era in una Germania talmente stravolta fra chi
tirava verso la modernità. 1928 è la prima edizione dell'Opera del Tre Soldi di Bertolt Brecht, per avere un'idea, e invece un'altra parte della Germania che stava già con la svastica rimando verso il baffetto di Adolfo Hitler. Quindi era proprio lo scontro fra due visioni della possibilità del futuro, una drammatica, gotica, con le case anche un po' scure, le finestre chiuse e le svastiche rosse appese alla parete, l'altra invece una Germania che credeva in tutti i vantaggi di una modernità che era nata già da anni e che si era sviluppata nel Bauhaus di Weimar. Il sogno di Mies van der Rohe fu quello di una casa complessiva, una casa che comprendeva la visione del rapporto con l'ambiente esterno, dove c'era il prato verde, l'acqua che entrava nella casa, le grandi vetrate, le colonnine sottili, le pareti di marmo e in mezzo quella poltrona lì. Il padiglione crollò, ovviamente, perché la Spagna divenne franchista, lui fu accusato di essere comunista e la Germania non se ne occupò più. Ci fu il dramma della Seconda Guerra Mondiale. Pochi anni fa il padiglione è stato ricostruito ad memoriam, è diventato un documento della modernità. Ma da quando negli anni 70, 80, 90 ci si affrontava in generale, ci si confrontava a parlare del design, quella poltrona lì non aveva più la sua mappa di costruzione, era la rimanenza di un sogno. Il prodotto che è la rimanenza di un sogno diventa stabile ed è un prodotto di design. Non si fa design se non immaginando un mondo diverso. Si immagina un mondo diverso e questo mondo diverso lascia poi degli oggetti che diventano stabili. Avete in mente la lampada ad arco del Castiglione, quella ad arco con la padellona e il blocco di marmo sotto. Quella è il risultato di un sogno, che era il sogno del riscatto milanese in gran parte nel secondo dopoguerra e della creatività del secondo dopoguerra. In un mondo di architetti che era tra l'altro un mondo particolarmente aristocratico allora e anche leggermente ironico. Io ho la fortuna di non essere andato a scuola in Italia, quindi a me è simpatico Manzoni, mentre chi è andato a scuola ha il diritto di dire non ho letto Le Rapine. Io ho letto Manzoni per la prima volta 15 anni fa e mi è piaciuto moltissimo perché, contrariamente a quello che appare nella scuola, Manzoni è snobissimo, è assolutamente aristocratico milanese e guarda il resto dell'umanità non con la puzza sotto il naso ma leggermente dall'alto in basso, e racconta questi contadinelli un po' come degli animalotti simpatici a riguardare, questo pretone di campagna come un pretone di campagna deve essere dall'alto della villa nobiliare. Questo spirito è quello che animò il design di allora, quello di Marco Zanuso, quello del Vico Magistrelli, tanti miei amici che purtroppo non ci sono più, quello dei Castiglioni. E se avete in mente quella lampada, c'è un buco in mezzo, il blocco di marmo, sai cosa serviva? All'ironia, perché ha detto come si sposta, è facile, si prende la cameriera, gli si toglie la scopa, si passa la scopa del buco e si sposta la lampada. Alla fine era il gioco che contava e quella lampada è diventata un oggetto di design stabile, in quanto è l'unica risultanza, o una delle risultanze, di un'epoca di rivoluzione radicale del modo di vivere, del modo di abitare, del modo di guardare, che fu quello di questo nucleo di 30-40 architetti. Allora, pensa che la nata della Gaio Letti erano iscritti in una quarantina alla facoltà di architettura, non un esercito come oggi. Questi 40 diventavano amici, erano, quindi la facoltà c'erano stati 5 volte 30, 40, 200 iscritti. Fra questi 200 iscritti si era formato una sorta di superego che guardava la modernità come un sogno possibile. Questo sogno, questa visione era la radice di un'operazione che è un'operazione del design. E che ha fatto la lampada, come ha fatto l'altro caso la sedia. Questo stesso sogno è quello che sta dietro a Davide Campani. C'è uno che riesce ad immaginarsi allora, iniziando da poco la sua storia, riesce ad immaginarsi che Milano diventerà una città moderna. Riesce a capire che l'unità d'Italia la porterà ad essere centrale come struttura della produzione industriale. E riesce a capire soprattutto questa cosa folle, che la grande mutazione urbanistica,
che avviene subito dopo l'unità, prima addirittura di aver portato a Roma la capitale definitiva, cioè quindi prima della breccia di Porta Pia, è il folle intervento immobiliare sulla Galleria Vittorio Emanuele, una roba talmente fuori dalle abitudini italiane che per realizzarla chiamano in Italia una società finanziaria inglese che fa l'investimento e ci fallisce anche perché è troppo grosso l'investimento. E lui capisce che lì all'angolo deve comprare il banco. Cioè, quindi è uno che ha una visione sin dall'inizio di una mutazione radicale del mondo e lui sapeva già allora, questa è la cosa che non dico, che lui sapeva che sarebbe diventato Presidente della Repubblica, lui sapeva già che un giorno sarebbe diventato famosissimo. C'è un bellissimo testo, questa storia della galleria è molto divertente perché io sono molto affezionato alla galleria prima della Prima Guerra Mondiale, io ci andavo spesso in quegli anni lì, nel 1910, fino al 18, era un luogo dove mi ritrovavo regolarmente. Lì c'era Campani, poi in fondo alla galleria c'era Grande Italia. Al Grande Italia si ritrovavano regolarmente tre americani. Uno che era Julian Green, quello che poi divenne grande scrittore e amico di Marita, anche divenne francese addirittura. Uno era Dos Passos e l'altro era Ernesto Hemingway. Hemingway andava lì perché poi attraversava la piazza del Duomo e andava lì vicino alla Croce Rossa dove c'era la sua fidanzata che c'era l'infermiera, quella di Addio alle Armi, era tutto lì. E loro passavano la loro vita fra il bere e il bianchino al Grande Italia e poi passavano a bere il Campari. E questa faccenda del Campari ebbe una tale eco nella cultura americana che quel genio che avete letto tutti i bambini che è Jack London, Jack London non ha scritto solo libri di avventura, ha scritto un bellissimo libro sulla propria avventura esistenziale che si chiama John Barleycorn. John Barleycorn è il modo americano abituale per chiamare il whisky, perché corn è il grano e John Barleycorn è l'estratto di grano. E lui scrisse durante la Prima Guerra Mondiale un libricino su John Barleycorn in cui raccontava del proprio alcolismo, fu uno dei testi usati poi per il proibizionismo americano. E in questo suo testo appare anche la citazione di Campari, cioè lui stava lì in fondo alla folla, in California, e era influenzato dall'idea di un Campari che beveva un Dos Passos e viveva a Milano. E tutto questo gli era venuto in mente a Davide Campari, cioè senza farlo apposta aveva capito il suo destino. Allora è questo capire il destino fino in fondo e giocare a inventare un sogno, che è un sogno totale, che gli permette alla fine di dal prodotto di design che è la bottiglietta. Sono pochissimi i prodotti che sono risultanza del sogno di un singolo uomo e riescono a diventare concreti oggetti di design. La poltrona, la lampada di cui parlavamo, la bottiglietta di Campari. Perché l'Italia non ne ha prodotti tanti questi due, sicuramente la lampada, la super leggera di Gio Ponti, la sedia che non pesa niente, che si produce ancora oggi, nel 1950. Nel campo alimentare, la Nutella è un altro sogno, cioè la Nutella è il parallelo del Campari, uno che sta, il Ferrero che sta lì, e c'è l'autarchia, non c'è più cioccolata perché non la si può più comprare né in Africa né in Sud America, lui scopre che la tostatura delle nocciole raggiunge un sapore che è abbastanza parallelo a quello della cioccolata, e su questo inventa un suo mondo. A tal punto che nel 1955-60 c'erano centinaia di furgoncini, ve li ricordate forse il giocattolo, che giravano su e giù in Italia con il suo contento. E sono, pensate che i tedeschi non ne hanno mai inventato neanche uno, non c'è un prodotto tedesco che abbia raggiunto questo grado di notorietà, cioè che sia diventata una cosa mondiale. La Nutella oggi c'è in Cina, cioè c'è in India, c'è dappertutto, in Grecia, come c'è Campari dappertutto. I francesi non ce l'ha mai fatta, ce l'ha fatta con un'altra cosa, con un prodotto però non proprio, come gli inglesi, non c'è una cosa che è l'Inghilterra, l'America ce l'ha fatta, altro che Coca-Cola, quella roba lì, ha vinto. Gli spagnoli ce l'hanno fatti per il rotto della cuffia, ciupa ciupa. Vero, cioè ciupa ciupa, c'è nel globo terrestre ed è una cosa che ce l'hanno solo loro. I francesi per il champagne, no? Champagne, camembert e foie gras. Gli inglesi, whisky e gin.
ma non hanno inventato il rischio italiano. Il rischio è un prodotto che lo producono 250 aziende, fra le quali 10 sono mondialmente note. Chopin ci saranno 800 che lo fanno, di cui 25 noti, ma non è mai il sogno di un uomo che ha portato a termine la sua propria visione e ha trasformato la visione in un oggetto. Una roba rarissima. Questa è la cosa di cui stiamo parlando, questa è la bizzarria nel caso Campari. E corrisponde anche a questa mutazione fortissima che è la mutazione milanese di allora. La mutazione milanese di allora è quella di una parte del mondo che ad un tratto diventa protagonista. Cioè, la sua voglia di invenzione è assolutamente a pari livello della voglia di invenzione dei futuristi in quel periodo lì. Cioè lui è il Marinetti delle bollicine con quello rosso, ma è la stessa cosa. Non per niente, poi quando entra nel mondo della pubblicità, girerà prima la sua epoca, quella dell'eccitazione Carlo Maria Vittorio Emanuele, cioè Belle Époque, e avrà grandi artisti che lavorano con lui fino a Tutovic, no? E poi dopo però il marchio definitivo lo fa con un futurista, con De Pero, per cui tutto quello che lui fa è assolutamente preprogrammato, lui dice, non lo sapeva, ma lui è un destinato, è un predestinato della potenza. Questo è veramente interessante. Ma senti, quanto, questo me lo chiedo, chiedo a te, ma me lo sono sempre chiesta io, la fortuna di un prodotto, quanto sta ovviamente nella sua qualità e quanto nella capacità di comunicarlo attraverso artisti di De Pero, che all'epoca erano anche un po' imprevedibili, non borghesi, non del sistema, era forse anche un po' un rischio per Davide Campari affidare la solidità della sua immagine a un indefinibile e giovane squattrinato. Lì non è mica facile la questione, perché la combinazione del caso è fra ancoramento del prodotto e allargamento dell'area di influenza del prodotto, sono due cose diverse. Lui avrebbe potuto benissimo non allargarsi, ma noi lo vedremo lo stesso ancora oggi e lo sentiremo migliore di altre cose. La domanda sulla qualità è abbastanza importante, cioè quali sono i prodotti che conquistano il mondo? Mica facile definire, cioè, cosa fa sì che, non voglio offendere i bresciani, ma che le migliori bollicine bresciane non raggiungono mai quel senso profondo di perversione che c'è in un bicchiere di champagne. Champagne è più perverso, non c'è niente da fare. I bresciani alla fine fanno, lui dice sono più buone, ma il buono non, qui non stiamo parlando di buono. Cosa vuol dire buono? Cioè uno che non ha mai bevuto un Campari, lo fai bene, lo trova schifoso, non è che lo trova buono subito, lo trovi buono perché diventa sintonico al tuo modo di sapere, quindi non c'è buono nel vino, ci sono i rapporti di tipo estetico-etico che ti suscita un sapore. Champagne ricorda tutta la Belle Époque, ricorda la crinolina, ricorda il belletto, ricorda la poodle, cioè ricorda, cioè, il cancan, la perversione, il disfacimento delle fortune del prozio, cioè, è un coso. Il migliore delle bollicine di Francia Corta mi ricorda la determinazione del lavoro di un bresciano, che onestamente mi commuove meno di Marcel Proust. Quindi questi sono i richiami che hanno le cose in sé, ma in questi richiami che le cose hanno in sé vale anche molto un fatto di gusto vero e proprio. Perché la Coca-Cola è così buona? Porca miseria, uno se lo chiede, cioè, o la Pepsi non è mica buona come la Coca-Cola, cioè, la fare, ci ha provato a fare concorrenza, ma non è mica buona così. Perché quella cosa schifosissima che è l'hamburger col ketchup è formidabile. Non c'è dubbio che è buono, cioè è buono, non è né buono né cattivo, è convincente. Ci sono dei gusti che vengono fabbricati e che da quel momento lì coinvolgono il mondo. Perché il gin tonic è la salvezza dell'umanità? Cioè, non c'è niente da fare, cioè tu finisci in fondo all'India, non ne puoi più di vedere gli indiani che sono simpatici per 3-4 giorni, dopo un po' diventano indiani.
peso, che sono così abituato, hai mangiato riso che non è poi più se pieno di califi, trovi un gin tonic e la vita va altra. Oppure prima di dover affrontare appunto quel riso con cavi, becchi la bottiglietta di Campari Soda e dice: ragazzi, il mondo è stabile. Cioè, ci sono, non sono tanti i valori stabili, non sono tanti, sono proprio quelle robe lì che ti danno la garanzia, perché sono degli archetipi del gusto. Cioè, un hamburger è anche schifoso, è sempre un hamburger. E tu pensa che cos'è di falso l'hamburger? Che è un misto fra le tradizioni tedesche della carne fritta, quindi gli emigranti poveri negli Stati Uniti, e la tradizione degli altri emigranti poveri, quelli della mafia siciliana, che portano il famoso panino, che è quello che si usa ancora adesso a Palermo per mangiare la pizza. Il panino dell'hamburger non esiste in Germania, è totalmente siciliano, e ha preso un pezzo di carne totalmente tedesco e ci ha messo una salsa totalmente inglese, che è il ketchup. Ed è venuta fuori quella schifezza formidabile, che però se vai in fondo al mondo e non ti danno la carne marcia, mio figlio quasi morto da un hamburger a Shanghai perché non ne poteva più di mangiare cinese, e il sapore era quello, solo che la carne era quella lì, e allora ci è rimasto male. Ma normalmente è stabile, ci sono questi gusti stabili. Una prima cosa assodata, il gusto stabile. Campari è un gusto che prima di Campari non esisteva. Coca-Cola prima di Coca-Cola non esisteva, e questa è la cosa interessante. Hamburger prima di hamburger non esisteva. E allora lì c'è la grande creatività umana, che tu inventi una cosa nuova e questa cosa nuova si insedia nel tuo cervello delle sensazioni, e da quello maggiore non puoi più cacciarlo. Punto uno. Poi punto due è come trasformare questa invenzione fantastica in un dominio mondiale, e ci vuole anche la capacità di convincere. Allora, perché il Chinotto non ha vinto contro la Coca-Cola? Il nostro amico Jean-Blanc sa bene solo Chinotto, perché mi ricorda l'oratorio, no? Sostanzialmente. Ma alla fine, se io devo scegliere fra dei Chinotti, che adesso costano 6 euro la bottiglia, super Chinotto e c'è meglio la Coca-Cola. Lui beve per questi motivi qua, di tipo perché gli piace il calcio vanilla, l'oratore di Sant'Ambrogio, bla bla bla, va bene. Ma il Chinotto non ha mai conquistato il mondo, il Campari sì. Perché? Perché questo gusto è preciso, irriproducibile, e lui è un nuovo colore base della nostra mente, del sapore. E poi la bravura è stata quella di comunicarlo. La bravura sta nell'aver capito che la comunicazione doveva essere, che era un progetto di vita complessivo. Quindi con progetto di vita vuol dire intuire subito l'idea di modernità che c'è dietro. E l'idea di modernità è quella che spinge all'uso dei mezzi della comunicazione della modernità. La pubblicità non era molto diffusa. Cioè, l'Italia della fine dell'Ottocento aveva ancora i manifesti incollati al muro, come si vede, qua degli inganni stampati da povero appeso al muro. I primi che inventano il manifesto colorato in realtà sono i francesi, perché sono quelli che hanno due motivi. Uno, perché cala di molto il prezzo della carta. Il prezzo della carta perde uno zero di costo con la crescita della nuova produzione industriale a partire più o meno dal 1860, per gli anni lì. Ed è il motivo per il quale si infonde sia il feuilleton che il grande giornalismo che va oltre la Gazzetta. Cioè, non c'è più la Gazzetta, si va anche ai grandi giornali. Questo avviene soprattutto in Germania, in Francia e poi in Inghilterra. Quindi si comincia a aver carta che si può buttare, non è più un bene prezioso. Contemporaneamente si passa alla stampa nuova, che sono le grandi stampe fatte in litografia, e si può usare il colore. Allora, queste due cose, abbassamento del prezzo e crescita della tecnologia, il manifesto diventa un linguaggio, e lo diventa nell'ambito però di questo, una roba che avevamo in realtà inventato noi, però dove non eravamo più stati bravi, diventa nell'advertising, no? L'advertising inglese nasce dalla cultura commerciale, è quella di dire ti rendo di tutto, in realtà ti rendo pubblico. L'origine per la pubblicità è in un qualche modo parallela, ma
Ma l'advertising ha qualcosa di più distaccato, cioè pubblicità, anche il programma in base al quale tale verrà impiccato domani mattina all'alba, mentre che non è advertising. L'advertising è proprio la comunicazione del prodotto commerciale. Noi avevamo inventato la cosa più divertente ancora, che poi adesso è andata un po' fuori moda, che è la propaganda. Perché quella cosa che faceva lui per scoprire non lo sapeva, e neanche Stalin, la faceva anche Stalin, era nata tutta nel 1621, quando sotto Papa Ludovisi si apre di propaganda fide, cioè è l'Italia che mette la parola, eh? E è bella anche questa cosa della propaganda, perché contiene in sé il vero cuore della pubblicità, cioè dove viene, è propagus. Per la Roma antica il mondo era semplice. C'era l'Urbs, dove si stavano quelli che erano veri, poi c'era l'Ager, quella parte che era di servizio all'Urbs, no? Poi c'erano di solito i boschi, il famoso Exunt Leones, e poi di là, lontano, c'era il Pacus. Pacus era il terreno che non si capiva cosa c'era lì. Allora, quando si cominciano a fare le operazioni pro Pacus, e per quelli che stanno lontani, il Pacus è quello che procura più per i cristiani pagano, no? Ma è anche quello che contiene il disperato lontanissimo da convertire. La propaganda nasce per quello lì, lontano, esattamente quello che fa la pubblicità. Cioè la propaganda serve a informare della bontà delle campane anche quello che sta in Brasile, ma anche quello che sta in realtà a Lodi inizialmente. Quindi c'è un percorso di riappropriazione dei linguaggi della comunicazione che sono totali. E in questo percorso totale nasce un'altra identificazione curiosa su cos'è il design. Diciamo che cos'è, no? No, no. Il design è una roba che il primo che lo teorizza è Riccardo Wagner, quando lancia, quello del teatro, quando lancia il progetto del Gesamtkunstwerk, cioè l'opera d'arte complessiva e totale, dove chi fa musica, chi dirige, il pubblico addirittura è costretto a fare la sua parte, il pubblico è piazzato lì, a Bayreuth, che non si può muovere, non può fare come l'Italia che chiacchiera, cioè il Gesamtkunstwerk comprende tutta la figura centrale, poi lui che dirige. Questo concetto del Gesamtkunstwerk è quello sul quale poi si fonderà il design delle grandi scuole germaniche e austriache della fine dell'Ottocento, cioè tutto è un'opera complessiva. La sedia va d'accordo con il decoro della parete, va d'accordo col quadro, che va d'accordo col vestito della signora. Ora, questo concetto del Gesamtkunstwerk era già esistito in Occidente. Si dice l'immagine coordinata. Sì, esatto, ma molto, molto più forte ancora. Cioè, il design è la capacità di fare convivere tutta una serie di robe insieme. Ed è quello che riavviene quando noi mettiamo il design in Italia, nel quale rientra questo caso qua della divinità russa, perché ancora una volta chi fa il manifesto, chi fa il prodotto, chi lo vende, il luogo dove lo vende, il modo in cui si beve, la ritmica con la quale lo si affronta, fanno tutto parte di una visione unica del mondo. That's design. Grazie. Accennato il professor D'Averio giustamente adesso alla divinità rossa. La mia domanda sarebbe questa: se il Campari fosse stato in colore, questo avrebbe cambiato il suo successo e non lo so, il suo gusto, ma intendo dire non solo dal punto di vista organolettico. Il colore rosso gioca un ruolo nel successo del design? Sono convinto di sì. Sono convinto che se fosse stato giallo non ce l'avrebbe fatta. Cinque più sei ma russi, esatto, che era quello che si diceva, sente che cosa? No. Perché il vino povero veniva dalle aree vicine a Milano, dalla Bergamasca, anche prime colline, Mozzese, bla bla. Poi quando ho cominciato a far venire il vino del San Colombano, che lo faceva rosso, veniva trasportato non più con i barconi, che costava niente, ma doveva essere portati con i carretti. Cioè, Cinghetti sembra russo. Allora, no, i miei capimenti, l'Alfa Romeo era rossa,
la Ferrari era gialla, la Ferrari ha fregato rosso l'Alfa Romeo, cioè c'è il colore rosso è fondamentale, anche perché c'è un motivo nella comunicazione e in questo concetto barocco, questo prodotto barocco in questo senso, come la cultura della quale del Gesamtkunstwerk è barocco, come barocco Wagner, rimane sempre, è fondamentale la frase di Giovan Battista Marino, è la frase di Marino, del poeta Giovan Battista Marino, che ti dice, è del poeta il film La Meraviglia, cioè se uno non stupisce non passa. Tornati all'epoca, seconda metà dell'Ottocento, non c'era una bibita rossa al mondo come questa, se non lo sciroppo di lamponi. Però lo sciroppo di lamponi era dolce, non era amaro, non si conservava, si buttava dopo un po'. Quindi in un mondo dove tutte le bibite esistevano, introdurre il colore rosso era fondamentale. Infatti inizialmente era fatto una cosa con la cocciniglia, una roba del genere, era fatto con la cocciniglia. Era anche costoso, era molto costoso il materiale con quale si colorava, ma era lo stupore che prendeva. E essendo tutta questa operazione, alla fine, come le propaganda fine di Papa Lodovisi, un'operazione di comunicazione, di contenuto e di comunicazione, è ovvio che la comunicazione è la prima cosa che vedo è rosso, la seconda cosa che vedeva il Giordano è un sapore di amaro che non esiste nelle cose che abituali che vedo. È una roba nuova che è. Grazie. C'è da dire una cosa, che il mondo nostro, quello della penisola, ha inventato due o tre delle sigle più famose del mondo. Nessuno andava a fare la guerra con un'aquila appesa su un palo e scritto su scrrr. Cioè, il primo messaggio pubblicitario è scrrr, col quale andavano e andavano dal Gotto, che non c'era scritto niente, era un pelliccione, poi pestava duro anche lui, però non era una comunicazione pubblicitaria. E poi la grande invenzione era Elena, la mamma di Costantino, che fa il sogno, e rilancia il primo messaggio pubblicitario totale, da prima della battaglia di Masenzio, sulla croce, dice, in oxinio vinces. E quella è dichiarata tutta la storia della comunicazione come specifico della cultura occidentale, di quella latina. Poi gli altri arrivano un po' più lentamente, imparano questa cosa. Ma il fatto che il segno comunichi, cioè quella dichiarazione di Elena è la prima iperdichiarazione della semantica. Cioè, è una roba che Roland Barthes non ha mai potuto pensarci, non ci avrebbe potuto pensare. E noi viviamo in quella cultura lì, per noi il segno è fondamentale. Gli inglesi lo imparano nel Settecento perché diventano la prima grande società di diffusione del commercio quotidiano, ma il contenuto teorico, infatti tutte le parole usate vengono da noi, non per niente anche la parola propaganda nasce all'interno di Santa Madre Chiesa cattolica romana e apostolica, cioè proprio la roba di Roma, no? Cioè, ma è una roba di Roma nel senso che parte proprio da perché la comunicazione è da quel punto che parte. Pensate, i greci non avevano bisogno di questa comunicazione. Siamo... È una cosa che nasce qua. Adesso da lì a dire che quando Campari si mette a fare questo lavoro, l'Europa è già in una comunicazione forte, Parigi è già avanti, la Germania ha già gli omini che fanno i sandwich camminando per strada. Però ricordatevi che in quegli anni lì Milano è la parte avanzata d'Italia, è già la parte prima spinge per diventare pezzo d'Europa e dopo il 1906 lo diventa sul serio, perché con l'apertura del Sempione si va a Parigi non più in una settimana ma in un giorno e mezzo, questo cambia la visione e la città diventa quello che era già all'inizio dell'Ottocento, cioè all'inizio dell'Ottocento c'è lì. Sul continente europeo non era più di 10 di grandi città, Milano era una di quelle, ma contava poco, veniva regolarmente depredata. Con la seconda, con l'Unità d'Italia, dice questo è il momento in cui posso giocare la mia carta, diventa una potenza autonoma e si gioca tutto quello che inizia un percorso della modernità. Ha parlato di advertising, di pubblicità, di propaganda. E la parola reclame?
come viene fuori? La parola reclame è francese, ed è la parola francese con la quale si stabilisce poi la pubblicità francese, nasce con la parola reclame, quella francese. Quella tedesca usa l'uno e l'altro, mette la K e usa propaganda, quella inglese advertising e la nostra pubblicità. La Francia cambia recentemente da reclame in pubblicità, ma una roba recente, dopo gli anni 20, la Francia è il primo era reclame, perché viene da richiamare, un richiamo, è la stessa. L'origine è sempre quella, il richiamo, il rendere avvertiti, il rendere pubblico, e il passaggio dal prodotto al rendere pubblico, ed è in qualche modo un prodotto della vita cittadina. Cioè l'agricolo non ci arriva, perché lui fa le mucche e pensa che qualcuno la compri. È il cittadino che vive in una comunità dove è necessario comunicare, dirlo agli altri, urlarlo sulla piazza. Perché c'è anche la concorrenza in città. Ci sono gli altri, bisogna avvertire, bisogna far meglio. Altre domande? Faccio meglio. Mi piacerebbe ci addentrassimo un pochino più a fondo in questo tema arte pubblicità e pubblicità arte, per capire da che parte passa e in quale verso passa la contaminazione, perché secondo me il caso Campari è molto interessante capire questo utilizzo degli artisti, dei maggiori artisti delle varie epoche, come ha contaminato l'arte o come ha contaminato la pubblicità. Partiamo da un assunto invece che da una discussione. L'arte non è comunicazione pubblicitaria. Punto. Due, la pubblicità non è arte. Oggi si pensa che non sia così. Catelan impicca tre bambini e pensa di aver fatto arte e pubblicità. Jeff Koons faceva l'impiegato in una ditta di pubblicità, ha smesso di fare quello per fare arte. Non è arte quella di Jeff Koons. L'arte per definizione deve essere ambigua, in quanto deve comunicare un messaggio talmente complesso da poter essere percepito da persone diverse, in luoghi diversi e in tempi diversi. L'arte deve essere ambigua. Seconda cosa, l'arte deve contenere un virus. Cioè, quando io vedo un'opera d'arte che tale è, questo virus mi contamina come mi contamina il virus il mio computer quando apro l'internet sbagliato, e da quel momento io guardo le cose fuori da me in un modo diverso. Questo è ciò che è l'arte. La pubblicità è un'altra cosa, è quella che rende reclama, rende pubblica, rende noto. La pubblicità non per niente, Catelan lavora per un negozio di guanti, no? Che è, come si chiama? Trussardi, no? Adesso Trussardi crede di essere l'ultimo discendente del cardinale Scipione Borghese. Posso certificare che non è così. Tra il cardinale Scipione e Trussardi c'è una differenza assoluta, perché lui parlava latino ottimo, loro non sanno latino, perché lui sapeva le cose di teologia, loro non sa niente, per lui è un uomo che era un protagonista della sua epoca politica, loro non lo sono, quindi non si possono paragonare le cose. Molto importante oggi è una battaglia di semantica in cui si distinguano le cose. Poi non c'è anche l'aspetto della gratuità nell'arte? No. Questo per me non è necessario. No, è accettata anche la corruzione. Non è correlato indirettamente. Però nel fatto artistico c'è l'espressione della complessità. Nella comunicazione è l'opposto. Cosa deve fare la comunicazione? Deve ridurre il messaggio nel modo più semplice possibile, in modo che arrivi il più lontano possibile. L'arte deve prendere il messaggio e renderlo così complesso da poter essere letto in modi diversi. Quindi sono l'uno l'opposto dall'altro. Oggi ci prendono in giro perché ci fanno credere che l'arte che c'è e che è solo pubblicità possa in qualche modo essere durevole, ma poi il pesce cane impagliato in diametro lo si butterà. Non c'è dubbio su questa cosa. Così come dall'altro lato l'operazione di comunicazione pubblicitaria tendenzialmente solo pubblicitaria, ma non sempre. Può anche darsi che la pubblicità contenga un tale grado di complessità
da diventare una cosa di fronte alla quale l'occhio artistico deve riflettere. Quando penso ai lavori fantastici del mio defunto amico Armando Testa, due noccioli d'oliva che dormono e sono ricoperti da una fetta di prosciutto e sembrano due signori che dormono tranquillamente qui, lei ha letto. Quando penso a tutta la campagna che lui aveva inventato e che dura ancora oggi di essere lunga sugli alimenti che diventano delle evocazioni, cioè, Armando Testa era un uomo che aveva in sé una capacità di equivoco infinita. Ma perché diventarti? Perché diventa equivoca? Perché va oltre il messaggio. Se prendete le differenze, capisce anche guardando la storia. Allora, la rivoluzione francese, i due manufatti innegabilmente più importanti dell'epoca sono: uno, il grande quadro che nel 1784 David dipinge a Roma, e che è il giuramento degli Orazzi, no? Dove c'è tutto il recupero della virtus romana, della repubblicanità, bla 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 bla, bla, che è una cosa che se avesse visto il re doveva bruciarlo subito, ha detto inizia così, poi va a finire male. Però era quella roba lì, aveva la sua ambiguità. L'altro prodotto altrettanto importante, ma molto più importante in realtà allora, era quello che fece quel simpatico clavicembalista che era Guillotin, che fu chiamato dalla Costituente per fare uno strumento di morte che fosse paritario e paritetico, quindi tutti morivano uguali, non c'era più uno impiccato, l'altro pestato sulla ruota, quelle cose terribili, tutti democraticamente uguali, e inventò questo clavicembalo che era ghigliottina. È ovvio che nel 1793 erano due elementi, uno di comunicazione altrettanto interessante. Forse la ghigliottina era più interessante ancora, poi era molto interessante perché ci finiva sotto, perché chiudeva il percorso, quindi era roba incisiva, tecnicamente incisiva, molto di più del quadro di David. Adesso, dopo due secoli che la pena di morte è andata per fortuna fuori moda, la ghigliottina serve solo a tagliare i sigari. Il quadro di David è ancora carico delle sue ambiguità, anzi, noi non andiamo neanche più a cercare quelli che piacevano loro, perché noi della virtus romana, dopo aver visto quello che è successo a Roma recentemente, non ci crediamo più, onestamente. Quindi non lo vediamo più nella sua lettura neostorica, la vediamo nella sua lettura formale, la vediamo nella sua carica esistenziale, la vediamo in mille motivi, anche nel suo peso storico. Questa è la differenza fra arte e messaggio pubblicitario. Quindi il messaggio pubblicitario può diventare artista. Alcune foto provocatorie di Oliviero Toscani per la campagna dei Poloverini, alcune sono oggettivamente vicine a delle opere d'arte, altre no. Beh, tutta l'area invece stupida della provocazione pura, molte delle pubblicità poi bloccate dall'autorità del controllo della pubblicità, ma molte opere d'arte anche tanto sceme, delle opere d'arte idiote. Però le comunità hanno l'unico vantaggio delle opere che servono a identificare e a qualificare la comunità che le ha scelte, cioè non sono opere d'arte ma sono ottime testimonianze per l'analista antropologo, il quale può trovare talvolta più complessità in un'opera pubblicitaria di quanto non la trovi in un'opera cosiddetta d'arte, ma che d'arte non è. Vi do un esempio. Il famoso cuoricino gonfiato di Jeff Koons, grande 6 metri, è la miglior testimonianza degli Stati Uniti di oggi, cioè è vuoto come vuota l'etica americana di oggi, ugualmente idiota, cioè rappresenta, è la migliore immagine possibile dell'America. Il dito innalzato nella sua piazza della Borsa rappresenta fino in fondo il cretinismo attuale dei milanesi. Cioè, solo quel dito alzato fa sì che l'ha voluta la sindaca, poveretta, da quella petroliera, e che quella fosse andata a comprarsi l'Expo corrompendo quattro negretti, e poi il sindaco gli ha detto altrettanto vuoto, uno come l'altro, abbia detto no all'Expo, tutti e due col dito alzato. Quindi se un giorno qualcuno dovrà analizzare l'idiozia dei milanesi,
del primo decennio del XXI secolo, la testimonianza perfetta sarà quello stupido dito di Cattelan, che è una perfetta testimonianza pubblicitaria, ma non è una telecamera. Infatti lui si è offeso con me perché ha detto che lui è un ottimo vetrinista. Io vetrinista. Sai che lui ha studiato la Rachel Harrison, no? La sua accademia è stata l'agenzia di pubblicità. Certo, vengono da lì, adesso con tutto rispetto. Però in questo mondo dei pubblicitari, all'armando testa, chapeau. Posso dire? Sì, c'è l'intervento della regista Franco Scempi. Ciao Filippo, mi dispiace non sono riuscito ad arrivare prima, però volevo interagire un attimo sulla tua affermazione, visto che io ho lavorato per 15 anni per la Campari e mi sono, dagli anni 60, dal periodo Fluxus, mi sono dato per riuscire a mettere insieme due mondi, quella della comunicazione e quella dell'arte, perché ritenevo che il flusso della vita fosse anche quello di agire su diversi media, quindi cinema, televisione, affissione, tutti i mezzi che la moderna comunicazione ci dava a disposizione. Ora, io penso che la comunicazione non sia né dell'arte né della pubblicità. Anche l'uomo nudo che compare su una spiaggia in quel momento comunica. Quindi io direi che bisognerebbe cercare di pensare a una comunicazione senza troppe barriere. Come tu sai, io ho fatto anche il simbolo del crollo del muro di Berlino, quindi sono un po' contro tutti questi muri che si ergono, quindi c'è qualche cosa che è arte, qualche cosa che non lo è. A volte Fellini si pensava che non fosse regista all'inizio del suo debutto, poi hanno cominciato a dire che fosse un artista anche lui. Quindi qual è il termine arte? A me piace di più il termine greco, quindi tecne o poetiene. Questa divisione che è stata fatta da un certo punto in poi non mi è piaciuta, infatti anche il termine artista a me non piace molto. Però ritornando al discorso dell'arte e comunicazione, devo dire che il concetto, alla fine dell'ultima guerra mondiale, il mondo si è spaccato in due, perché da Parigi si è passati agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno, col marketing, che era tra l'altro di origine europea, hanno cominciato a scoprire, dopo l'action painting, che c'era la pop art, l'arte sulla comunicazione pubblicitaria. Quindi Warhol prendeva degli elementi dal paesaggio mediatico, come la Campbell Soup, e li portava pari pari nel sistema dell'arte. Un'azione di spostamento duchampiano. Ecco, io sono stato sempre un po' contro Duchamp, perché questo spostamento che Duchamp ha fatto, l'ha fatto per un senso di intelligenza, di ironia, proprio contro quegli schieramenti tipici dell'arte, quelli di dover creare delle barriere ai fini mercantili. Quindi io, visto che conoscevo Andy Warhol, mi sono messo in contrapposizione con lui. Ho detto, io voglio portare nel mio lavoro di artista il mio lavoro pubblicitario. Quindi da Arrigoni contro scatola chiusa, Ciro come natura crea, Onosso Delica non si può, e tutte le mie campagne pubblicitarie dagli anni 60 in poi, pur avendo lavorato anche come regista, ho fatto come pirata di Venezia, ho cercato di portare sempre, fare il salto dall'altra parte. Quindi anche con Catelano ovviamente mi hanno invitato, Flash Art eccetera, però il medialismo, che è stato una delle correnti degli ultimi 25 anni, praticamente io sono stato un po' il simbolo di questo salto e purtroppo non ho avuto molti seguaci, soprattutto nei pubblicitari. Poi quindi ho capito che in fondo sia l'arte che la pubblicità ormai sono sullo stesso livello, una comunicazione, come dicevi tu, prettamente mercantile. E quindi ecco per questo mi rifaccio le parole di Mojana, che in fondo è il mercato che uccide l'arte. Forse no il marketing, ma l'arte sicuramente. Basta, scusa. Grazie Franco. Se una pubblicità non comunica, non è una pubblicità, non è più una pubblicità. Se un'opera d'arte non comunica, non è grave. Se comunica, se una pubblicità in questa sala qua comunica solo alla Marina Mojana, non vale niente come pubblicità. Non perché non valga niente la Marina Mojana, ma perché è una contro 200. Se un'opera d'arte comunica solo a Marina Mojana,
forse meglio. Questa è la differenza radicale. No, ma ti faccio la più grande opera architettonica, un po' demente, devo dire la verità, è un'opera architettonica demente, è del 1450-54. Ci hanno lavorato su per 7 anni 21 pittori, ti puoi immaginare, cioè con 21 pittori 7 anni di lavoro puoi decorare una quarantina di chiese. E invece è un libro, è la Bibbia di Borso d'Este. La Bibbia di Borso d'Este l'ha vista solo Borso d'Este. Ma vogliamo negargli che è un'opera d'arte? Forse no. L'ha vista Borso d'Este, ha avuto il privilegio di tenerla in mano io, di girare le pagine, perché sono rompiscatole, mi fa fare delle cose incredibili. L'ultimo che avevo fatto girare era il Papa Wojtyla. Eppure è un'opera d'arte, la tocca a nessuno. Allora, la distinzione sta lì. L'arte della fuga di Giovanni Sebastiano Bach, fatto di enunciazione del tema, di rovescio del tema, di esecuzione a specchio del tema, di esecuzione a controspecchio del tema. Se uno non sa il contrapunto, non si accorge di niente di questa roba qua, è una musica di fondo per bere l'aperitivo. Per questo è meno arte. No, l'arte della fuga è una roba colossale. Allora, è colossale la Bibbia di Borso d'Este e lo colossale l'arte della fuga. In due casi, in uno perché poche persone hanno il diritto di vederla, in altro caso perché poche persone hanno la capacità di decifrarla. È l'opposto della pubblicità. La pubblicità è quell'altra cosa. Allora diventa interessante capire se nel mondo di oggi esiste ancora l'arte da quel punto di vista lì. Probabilmente sì, io sono convinto di sì, cioè io conosco decine e decine di artisti disperati che nessuno guarda, li guardo io, sono sufficiente. Sarebbe meglio di guardarsene altri due, così li danno anche un soldo per sopravvivere, perché sennò li devo dare solo io e non li ho, cioè non ce la faccio ad andare fino in fondo. Quindi esiste anche oggi. Poi ci sono tutti quegli altri artisti che sembrano famosi, ne sono dei registi che fanno del video così male che non lo prende nessuno, quindi lo prende solo la Biennale e diventano video d'artista, no? Più o meno così. Ci sono quelli che li fanno le foto tutte storte e allora non trovano nessuno che le pubblica e diventano foto artistiche. Cioè, ma quelle sono buffale. Poi basta guardare onestamente la fragilità delle intellettuali, delle persone che se ne occupano. Io ho visto questo povero ragazzo che ha fatto la penultima Biennale, l'ho visto fare un commento in televisione dell'Arcimboldo. Io ero imbarazzato come quando vedi la figlia dell'amico avvocato che fa il primo concorso ippico e butta giù tutte le barre. Dice, ma perché l'ha fatta montare a cavallo, porca miseria, fargli fare un'altra cosa, no? Ecco, era così, parlo di Bonami, era imbarazzante, era una roba, sembra un esame alla terza liceo di uno che non aveva neanche aperto il libro. Allora, sono fragili, critici, allora in quel campo lì è ovvio che passa il messaggio stupido, però quel messaggio stupido pubblicitario lì, il Davide Campari non l'avrebbe mai preso, perché sceglieva quelli giusti. Cioè se vuoi vincere la battaglia, poi prescegli quelli giusti, no? Infatti quelli giusti lavorano.